Buongiorno ragazzi di Kanji Italy, come avete visto il bimbo è tornato a casa mia, ora possiamo cominciare a fare il video sulla perizia dei danni. Ho già praticamente trovato il problema, ho smontato semplicemente il filtro aria, l'ho semplicemente smontato, smontando il filtro aria ho trovato del liquido, come potete vedere, della pastina, della brodaglia, che vedete già dal colore marroncino, quindi ovviamente è qualcosa che hanno fatto mischiare acqua e olio, perché quella brodaglia lì si fa quando c'è una guarnizione della testa bruciata o quando c'è qualche problema simile, quindi magari è stata la guarnizione della testa, è andata acqua nel motore, quindi probabilmente questo motore è da buttare. Ora andremo avanti con i lavori e vedremo, cercheremo di capire qual è il problema esatto del motore, ma già trovare quella pastina in aspirazione vuol dire che probabilmente si è rotto qualcosa a livello testa, comunque a livello di passaggi acqua e olio, si è mischiata acqua e olio. È successo qualche problema serio. Allora, adesso dobbiamo cominciare a smontare il motore, quindi cominciamo a staccare tutta l'elettronica del motore, in modo che poi venga tutto via il motore, dopo aver levato il frontale, ovviamente. Quindi ci vorrà un po' di tempo per smontare il tutto. Dopo poco tempo ho levato i fari e il paraurti, la griglia, come vedete. Ho scelto di cominciare a levare la traversa per avere accesso al motore più facilmente e smontare tutto per vedere ogni singolo componente nel dettaglio per capire se c'è qualche altro problema. Tipo, ne ho già identificato uno qua che ha delle spinettine rovinate, da sostituire e vedere quali altri problemi ci sono. Ho già levato la copertura dei tergicristalli e l'impianto elettrico. Allora, la situazione è questa, ho levato tutto il muso, adesso leviamo il radiatore e arriviamo finalmente al motore per capire cosa c'ha, visto che già quello che ho visto non è molto bello. Allora, ho smontato tutto il frontale, ho levato il radiatore e l'acqua del radiatore è azzurra, cristallina, non è nera, è cristallina, quindi questo mi fa presagire che non ha mangiato tanta acqua, ma è successo qualcosa dentro al motore. Quindi non è la guarnizione della testa bruciata, perché sennò avrete dovuto trovare magari il liquido del radiatore un po' sporco o con qualche problema. Niente, ora andiamo avanti e vediamo cosa c'è di altro. Bene, abbiamo tirato giù tutto l'avantreno, quindi non c'è più niente che mi impedisce di tirare giù il motore. Abbiamo sganciato anche la pompa idroguida. Adesso alzerò la macchina per andare sotto a svitare lo scarico e i supporti del cambio e il cablaggio. Così siamo a posto. Allora, aggiornamento, sono distrutto perché sono stato un'ora sotto la macchina. Ho sganciato il cambio, ho sganciato la biotrasmissione, ho sganciato tutti i cablaggi che arrivavano al cambio, i supporti, eccetera, eccetera. Finalmente adesso possiamo tirare giù il motore, o meglio, possiamo sganciare i supporti del cambio e quindi tirare giù il motore. E poi analizzeremo cosa è successo un pochettino meglio nel dettaglio. Ora, grazie all'aiuto delle sapienti mani di mio padre, con l'aiuto della papretta, tiriamo via sto motore e cerchiamo di capire cosa è successo. Dai, pa, vieni qua. Bene ragazzi, il motore è fuori, siamo riusciti a tirarlo via, c'è un sacco di merda qua, bisogna pulire, fare, disfare. Lo dico già nel video, se c'è qualcuno esperto di cablaggi 46, perché qui hanno fatto un mischione con cablaggi 46 del 530i, che così li mettevano con il posto originale 36, però hanno tagliato dei connettori, fatto dei casini, quindi io, visto che le lambda non erano collegate, hanno fatto un po' lavoro di merda, vorrei almeno avere uno schema e ricontrollarlo tutto prima di rimettere il motore dentro. Quindi se c'è qualche esperto di bimbo che mi scriva, così organizzo tutto.